tutto sullo strumento Tracciati. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono sempre Alex. Nel video di oggi tratteremo tutto sullo strumento Tracciati. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di fotoritocco GIMP, link in descrizione per il download come vi dico sempre. Allora ragazzi, dopo il successo del tutorial su tutto sullo strumento di trasformazione Warp, di cui vi metto il link qui in alto a destra per andarlo a vedere direttamente, in diversi mi avete chiesto di trattare questo altro strumento veramente fondamentalissimo, non solo per GIMP ma per tutti i programmi di fotoritocco, ok? Tanto ve lo ritrovate comunque in qualsiasi programma praticamente. Lo strumento Tracciati è questo strumento qui che vedete con questa penna che disegna questo tracciato, ok? Che ovviamente differisce dagli strumenti di selezione per vari motivi ed è veramente molto di più. Adesso vedremo perché. Allora, quando noi apriamo, selezioniamo lo strumento Tracciati, vedete, crea modifica Tracciati, abbiamo queste tre modalità di modifica: progetta, modifica, esposta. Utilizzeremo questa foto di questa copertina del libro che ho creato quando ho trattato la creazione di copertine di libri con GIMP, di cui metto il link anche in questo caso, il link qui in alto a destra per andarlo a vedere direttamente. Allora siamo in progetta, andiamo a progettare il nostro primo tracciato. Allora ragazzi, primo punto, e vedete che ci ha creato due cose: un punto che è un punto di ancoraggio, e qui nel pannello tracciati, lo vedete perché qui ci vedete, io vado sopra qua, c'è scritto tracciati, e se non l'avete in finestre, pannelli agganciabili, tracciati, lo inserite, ci ha creato un inizio di tracciato, ok? Questo pannello qui, come vedremo poi, è molto simile a quello del pannello dei livelli, ok? E già questo differisce tantissimo rispetto allo strumento di selezione che non ha questa tipologia. Allora, quindi primo punto. Secondo punto, ci ha creato un secondo punto di ancoraggio che differisce dal primo, perché vedete che questo è pieno e bianco, vedete, mentre questo è un quadrato vuoto, cioè senza niente dentro. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo punto di ancoraggio non è più attivo ma è passivo, questo è attivo, cioè quello che su cui stiamo lavorando, e in mezzo ci ha creato questo segmento, ok? Quindi una linea retta. Andiamo a creare il terzo punto di ancoraggio. Andiamo ovviamente a fare il contorno di questa copertina, ok? Quarto punto di ancoraggio, e poi andiamo a chiudere il nostro tracciato. Per chiudere il nostro tracciato, ragazzi, non dobbiamo più stare su progetto ma su modifica. Possiamo sia selezionare modifica, ma meglio se clicchiamo CTRL. Vedete che se io clicco CTRL, praticamente lui mi passa da progetta a modifica in automatico, ok? Vedete, progetta, modifica in automatico. Quindi vado, clicco su CTRL e spingo sul primo punto che ho creato, e lui mi ha chiuso il tracciato. Vedete che qui infatti è proprio apparso il tracciato. Come vedete abbiamo l'occhiolino per rendere visibile il tracciato, ce lo rende visibile in rosso. Allora ragazzi, come si progetta questo tracciato? Abbiamo già fatto il nostro contorno, possiamo andare ovviamente questi segmenti a modificarli, quindi possiamo andare a prenderli, vedete, e ci va a creare delle curve dette di Bezier, ok? Quindi possiamo andare, vedete che ci apre sui punti di ancoraggio queste maniglie che ci permettono di regolare la curvatura, ok? Quindi se lo riporto qui, se lo riporto qua, ovviamente ci ritorna la linea retta, ok? Ovviamente ragazzi, quando io vado a fare un tracciato, ad esempio prendiamo questa parte curva, primo punto, secondo punto, e tengo spinto, vedete che mi appaiono queste maniglie, queste due maniglie con le quali io vado a regolare ovviamente la curvatura, ok? Quindi posso andare, vedete, vado proprio a regolare in questa maniera, ok? E quindi, vabbè, qui ho fatto la chiusura con CTRL, e quindi io posso andare a, vedete, a regolare queste parti con le varie curve, ok? Posso andare a fare una cosa di questo genere, faccio CTRL Z per tornare indietro, ho varie maniere per regolare, ok? Utilizzando le varie maniglie. Capite che così ovviamente regolando la curvatura di queste curve appunto di Bezier, andiamo a creare proprio delle vere e proprie selezioni molto più precise rispetto al normale esempio strumento di selezione a mano libera o lazzo, ok? Vedete che ci ha creato quindi un secondo tracciato. Abbiamo, se noi guardiamo qua ragazzi, vedete che ci ha creato sia il primo tracciato, quello della copertina, sia questo secondo
questa seconda curva, che è comunque anch'esso un tracciato, e ce l'ha messo sullo stesso livello. Infatti vedete, se io vado a fare delle modifiche ora al tracciato, in questo caso vado a fare la modifica a tutti i tracciati di questo, tra virgolette, livello di tracciati, ok? Bene, andiamo a fare, abbiamo visto quindi progetta e modifica. Andiamo a vedere un altro tipo di modifica al tracciato, cioè non ci soddisfa questo, questa retta, diciamo. Vogliamo andare ad aggiungere un punto di ancoraggio? Lo possiamo fare tranquillamente tenendo spinto CTRL e vedete sul segmento ci ha creato questo punto di ancoraggio intermedio con le sue maniglie, okay, che possiamo andare ovviamente a modificare di qua e di là. Okay? Non ci piace questo punto qui, abbiamo sbagliato, di nuovo vedete che è attivo, eh? Questo punto di ancoraggio, backspace, e lui ce lo toglie e si torna a linea retta. Ok, sposta ragazzi. Allora, lo strumento sposta, cioè lo strumento, la modalità di modifica sposta, ovviamente capite da voi, ci sposterà il tracciato nell'immagine. Possiamo anche, ovviamente, anche in questo caso, cliccare su Alt direttamente. E vedete che lui ci sposta in automatico, momentaneamente su sposta. Se noi lo clicchiamo, vedete che ci sposta, facciamo un uno zoom out, ci sposta, vedete, i vari tracciati, tutti i tracciati che noi abbiamo selezionato, che abbiamo creato nel nostro livello del tracciato, che si chiamerà in questo caso, lo andiamo proprio a modificare, primi tracciati, ok, tutti i tracciati del livello, primi tracciati, li andrà a spostare, ok? Bene, allora ragazzi, se noi clicchiamo, quindi abbiamo visto la modalità di modifica, progetta, modifica esposta, ok? C'è questa, vedete, opzione poligonale che io non ho volontariamente flaggato, perché? Perché se noi clicchiamo, flaggiamo questa opzione, ci vincolerà la modifica a forma poligonale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non potremo, vedete, se io tengo spinto non mi fa selezionare le maniglie per fare le curve, ma ci creerà solamente linee rette, ok? E quindi, che possiamo ovviamente chiudere con CTRL, però sono tutte linee poligonali. Noi ovviamente non vogliamo, vogliamo creare le curve che noi deselezioniamo. Allora ragazzi, questi tre tasti sono molto importanti. Selezione dal tracciato. Allora, riportiamo con sposta o clicchiamo su Alt. Quindi torniamo su Alt e spostiamo, ok? Spostiamo qui dove avevamo creato il primo tracciato e facciamo selezione dal tracciato. Se noi clicchiamo questo, ragazzi, vedete cosa ci ha creato? Ci ha creato una selezione dal tracciato. Qui ovviamente ce l'ha chiuso in automatico creandosi una linea retta. E ci ha creato la selezione dell'interno del tracciato, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi, cosa che non ho fatto male, errore, non ho duplicato il livello iniziale, e sono andato a toglierlo dalla visibilità in modo da avere sempre in tonso il livello iniziale, cosa che dovete sempre fare, mi raccomando. E noi andiamo a fare ad esempio un tasto destro, aggiungi canale alfa, e andiamo a, noi abbiamo selezionato questa parte qui, questa parte qui, questa e questa. Se andiamo a fare un seleziona inverti e andiamo a cliccare su cans, vedete che, a parte questi due altri tracciati che abbiamo fatto, però vedete che è già una modalità di scontornamento dell'immagine, ok? Quindi abbiamo selezionato, abbiamo invertito la selezione aggiungendo il canale alfa e abbiamo tolto lo sfondo, ok? Torniamo indietro e togliamo la selezione, seleziona niente. Riempi il tracciato. Allora, riempi il tracciato ragazzi, stessa cosa, riempiamo il tracciato, quindi clicchiamo e abbiamo o tinta unita o motivo. Se clicchiamo tinta unita e riempiamo, lui ce lo riempirà con il colore di primo piano, che ovviamente possiamo andare a cambiare, ovviamente in questo caso è il giallo. Torniamo indietro, possiamo fare un riempi il tracciato non con tinta unita ma con motivo. Con motivo cosa ci andrà a inserire? Ci andrà a inserire il motivo che noi abbiamo selezionato precedentemente. Se noi andiamo a cliccare qui sul pannello agganciabile dei motivi, possiamo andarlo a selezionare. Vogliamo cosa vogliamo? Mettere questo rosso, queste pietre qui, questo recessed, questo qui. Andiamo a riempire e vedete che ce l'ha riempito con questo motivo. Ok. Ragazzi, cosa che vi faccio notare, con riempi il tracciato c'è l'anti-aliasing attivo. Se non sapete cos'è l'anti-aliasing, vi metto qui il link in alto a destra per un mio video nel quale vi spiego esattamente cosa intende GIMP per anti-aliasing, ok? Bene, torniamo indietro, CTRL Z. Torniamo al pannello agganciabile dei tracciati, ok? Possiamo rendere visibile o invisibile. Delinea tracciato ragazzi, il delinea tracciato è una modalità di disegno sul tracciato, cioè se noi clicchiamo
abbiamo due modalità di delinea-linea, cioè di delineare questi contorno, okay, del tracciato, o con tinta unita, e possiamo andare a modificare lo spessore della linea, mettiamo ad esempio 15 pixel, qui poi avete varie altre unità di misura, e lo stile della linea, potete selezionare sia, qui poi potete provare ragazzi, stile capo, stile della giunzione, curvo, meno curvo, vedete spigolo, limite dello spigolo, il modello di tratteggio e la preimpostazione del tratteggio, che di solito è la più usata, nel quale potete andare a fare linee tratteggiate o linee continue. Andiamo a fare una linea tratteggiata, una puntinatura, ok? Puntinatura, tratto. Vedete che ci ha creato questa puntinatura di tratto 15 tutto intorno al nostro tracciato, ok? Possiamo fare anche un motivo, quindi vi ricordate il motivo di prima, ok? Quel grigio, tratto. E vedete che ci ha creato la puntinatura con quel motivo. Se noi facciamo delinea tracciato, andiamo a fare uno stile linea, ma lo facciamo continuo. Andiamo a fare continuo. Vedete che ci ha creato il motivo, la delineatura continua. Togliamo la visibilità del tracciato, vedete. Ok ragazzi, se noi ovviamente togliamo le visibilità del tracciato e andiamo, ci spostiamo sullo strumento sposta, lui ci toglierà la visibilità del tracciato, vedete? Che possiamo però ovviamente sempre andare a ripristinare selezionando la visibilità del tracciato sul pannello, ok? In delinea tracciato, ragazzi, ovviamente dopo dobbiamo andare a riselezionarlo, vedete come con lo strumento tracciato attivo andiamo proprio sul segmento, vedete che c'è quella manina, andiamo a cliccare e lui vedete che ci ha selezionato questo tracciato perché sono visibili i punti di ancoraggio, ok? Delinea tracciato, ragazzi, possiamo fare anche un delinea con strumento di disegno. Ovviamente possiamo andare a selezionare lo strumento che più ci serve. Andiamo a prendere ad esempio lo strumento pennello. Ovviamente, ragazzi, lo strumento pennello dobbiamo andare a dargli delle preimpostazioni. Andiamo a dargli una dimensione elevata, forza e durezza alte, e andiamo a dare un colore blu. Ok, no, forse così è troppo il pennello, ne metterò un po' meno. Facciamo magari così, ok? Che comunque è abbastanza importante. Andiamo a riselezionare il tracciato, delinea tracciato, delinea con lo segno di disegno, pennello, tratto. E vedete che ci ha delineato con quella dimensione grande che avevamo fatto intorno al tracciato. Ctrl Z. Allora ragazzi, come vi dicevo, andiamo a vedere il pannello, perché si differenzia lo strumento tracciato e lo strumento di selezione, perché i tracciati vengono trattati come livelli. Abbiamo il nostro pannello dei tracciati, che è proprio un vero e proprio pannello dei livelli. Possiamo andare a creare ad esempio un nuovo tracciato, ok, tracciato 2, andiamo proprio a rinumerare tracciato 2, vedete che lui ci ha creato questo tracciato 2, nel quale noi selezionando possiamo andare a creare un nuovo tracciato. Andiamo ad esempio a creare un tracciato così, triangolare qua, ok? Control e chiudiamo. E vedete che lui ci ha creato, vedete? Allora, ci ha creato la linea rossa per la delineatura del tracciato 2 e la linea blu, vedete, per la delineatura del tracciato 1, dei tracciati del livello 1. Quindi, e noi vedete che avete proprio due livelli di tracciati e possiamo andare a proprio a spostarli, vedete, quindi se noi abbiamo ad esempio un riempimento di questo tracciato qui, possiamo andarlo a mettere sotto o sopra ad esempio il riempimento di quest'altro tracciato, ok, proprio come i livelli. Poi qui abbiamo un duplica tracciato, quindi se noi abbiamo questo tracciato qui possiamo fare un duplica e adesso avremo due tracciati uno sopra l'altro e possiamo andare a spostarli, ad esempio, vedete, abbiamo due tracciati. E questi ragazzi diventano invece molto importanti, questi tasti successivi. Tracciato a selezione, vuol dire che noi ragazzi possiamo andare, è la stessa cosa di selezione dal tracciato, cioè da questo tracciato, facendo tracciato a selezione, vedete, ci ha creato la selezione di questo tracciato qui, che poi noi possiamo andare ovviamente a riempire, ok? Togliamo, facciamo Ctrl Z, togliamo selezione, niente. Selezione a tracciato è ovviamente, ragazzi, l'inverso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi prendiamo lo strumento di selezione ellittica, ad esempio, vogliamo andare a
selezionare questa bocca di questa tazza. Andiamo a prendere lo strumento di selezione ellittica, andiamo a selezionare spostando le maniglie indicativamente questa, andiamo a selezionare questa bocca, ok, e facciamo un bel selezione a tracciato. Lui ci ha creato un nuovo tracciato, vedete, con questa selezione. Facciamo seleziona niente, ci mantiene il tracciato, vedete. Se io vado a togliere tutti gli altri tracciati, mi mantiene solamente questo. E come faccio a vederlo? Con lo strumento di selezione tracciati ci vado a cliccare sopra, vedete, con la manina, vedete, con la manina qua, e a selezionarlo, e vedete che lui ci ha creato questi punti di ancoraggio, ok. Poi ovviamente, ragazzi, avremo disegno lungo il tracciato, che come abbiamo visto è la stessa cosa di delinea tracciato, quindi con delinea linea e delinea con strumento di disegno abbiamo visto prima il pennello. E ragazzi, abbiamo il cancella questo tracciato, manteniamo solamente ad esempio questo ultimo tracciato che abbiamo fatto della bocca della tazza, ok, questo tracciato qui che andiamo a selezionare con la manina. Abbiamo il tracciato selezionato. La cosa bella, ragazzi, che è fondamentale, è che noi possiamo andare, come abbiamo visto, oltre che a duplicare il tracciato, quindi avremo due tracciati, a creare magari dei cloni di quel tracciato lì, magari con lo stesso riempimento, possiamo andare a mantenere il tracciato in più foto, in più immagini. Quindi nuova, andiamo a creare una nuova immagine di sfondo blu, va benissimo. Se noi qui, ragazzi, vedete che non abbiamo nessun tracciato attivo, proprio nessun tracciato abbiamo, vedete? Noi andiamo qua, facciamo un tasto destro, andiamo a fare un copia tracciato, andremo qui, andremo qua sul pannello dei tracciati, tasto destro, incolla tracciato, e ce lo troveremo esattamente lì, uguale, identico a quell'altro, ok? Questo se voi state lavorando su più foto nello stesso momento. Volete che questo tracciato vi possa servire tra una settimana per un altro progetto che avete in mente? Niente di più facile, mantenere il tracciato, tasto destro, esporta tracciato, lo andremo a chiamare tracciato1.svg. SVG, ragazzi, è il... vedete, qui ne avevo già salvato uno. È normalmente l'estensione dei file vettoriali, ok, che GIMP non può trattare. Come vi ricordate, per trattare la vettorializzazione in GIMP ho dovuto scaricare anche Inkscape, quindi utilizzare GIMP più Inkscape, però salva i tracciati in questo formato vettoriale, che poi li potete andare a riaprire. Andiamo ad esempio a riaprire, in questo caso tasto destro, importa tracciato. Andiamo a prendere quel tracciato che io ho fatto, vedete, SVG, ho salvato l'altra volta. Andiamo a vedere che tipo di tracciato è. Era un tracciato di questo tipo qua, ok, che avevo salvato qualche giorno fa, ok? Andiamo a toglierlo. Bene, ragazzi, un'altra cosa che volevo far vedere, che è molto molto interessante, quindi oltre questa pluralità di possibilità di progettazione di disegno lungo il tracciato, c'è quella del, una cosa molto importante che vi faccio vedere, molto interessante. Andiamo a prendere il giallo con una dimensione di 80, andiamo a scrivere vero, troppo grande, andiamo a fare un bel 30, vero eroe a Academy, ok, bene, ci ha creato il nostro livello ovviamente della scritta. Andiamo con il nostro ovviamente tracciato attivo, tasto destro sul livello, testo lungo il tracciato. Vedete cosa si è creato? Vabbè, adesso qui ovviamente è troppo lungo, quindi vero eroe. Andiamo a scrivere vero eroe. Vero eroe, abbiamo il livello vero eroe. Tasto destro. Testo lungo il tracciato. Vedete cosa ci ha creato? Ci ha creato un tracciato, un vero e proprio tracciato lungo, scusate, un vero e proprio tracciato della scritta lungo il tracciato, ok? E come facciamo noi per vedere il tracciato? Clicchiamo sullo strumento tracciati e andiamo a cliccare, come vedete che ci appare la manina. Ci ha creato tutti questi punti di ancoraggio qui, ok? Possiamo renderlo visibile o non visibile, ok? E quindi dopo cosa possiamo fare? Possiamo fare ovviamente un nuovo livello, questo possiamo anche cancellarlo, possiamo andare a fare un nuovo livello, lo chiamiamo scritta, va bene, e qui andiamo a fare, ragazzi, un tracciato a selezione. Andiamo a prendere il giallo e vedete che ci ha creato, seleziona niente, ci ha creato la nostra scritta gialla lungo il tracciato,
ragazzi. Poi ovviamente potete andarlo anche a ruotare, ad esempio, se voi prendete lo strumento ruota, tutti gli strumenti di selezione hanno queste, vedete, questa riga nella quale voi decidete cosa andare a trasformare. In questo caso andiamo a ruotare non il livello, non la selezione, ma il tracciato. Andiamo a ruotare il tracciato, vedete che ce lo ruota come vogliamo noi, ok? Ci ruoterà il tracciato, ovviamente, che poi noi potremo andare a riempire, ok? Ad esempio, andiamo a ruotare ancora, così, ruota, di nuovo facciamo un tracciato a selezione, nuovo livello, scritta, ci ha creato la selezione, la andiamo a riempire di giallo. Togliamo la visibilità del tracciato, seleziona niente. Ok, ragazzi. Direi che vi ho fatto vedere praticamente tutte le fondamentali, di tutti i fondamentali aspetti per quanto riguarda lo strumento tracciati, che ovviamente ha tantissime sfaccettature, ma vi ho fatto capire le potenzialità su cui voi potete poi lavorare e vi ho fatto capire anche le differenze con i vari strumenti di selezione. È veramente uno strumento fondamentale e molto molto potente. Ragazzi, io vi invito a venire a trovare sul mio profilo Instagram, vero_academy, come hanno fatto i ragazzi in questi giorni. Venitemi a salutare, e che mi farà molto piacere, e anche a dirmi quali sono i principali argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei prossimi video. E noi, ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.